Stefano, buongiorno. Buongiorno. Cosa stiamo preparando? Il panino classico mistrettese, sicombre e mortadella. Sembra un abbinamento strano, ma vi dico che è veramente, veramente buono. Allora, amici, fateci sapere da dove ci state guardando. Noi consiglio siamo... a tutti di assaggiarlo. Noi siamo quasi a 1000 metri d'altezza. È come dalla tradizione. Sgombro, limone, un po' di pepe nero. E poi andiamo ad aggiungere della buona mortadella. In alternativa, se vogliamo farlo più ricco, possiamo mettere anche del pomodoro fresco e olive schiacciate. Come si chiama questo panino, quindi? Io l'ho denominato mistretta. Panino mistretta, perché è proprio tipico di qui. Sì, è un panino caratteristico di mistretta. Lo andiamo a dividere così. Che tipo di pane hai scelto per questi ingredienti? Questo è un panino di farina rimacinata. Tu non sei però di Mistretta? No, sono di Capizzi, sposato a Mistretta. Hai deciso di aprire un'attività qui in questo comune? Sono 2 anni che sono contento di lavorare in questo comune. Cosa ti ha conquistato di Mistretta? L'amore, l'amore. Guardate che bontà. Ci raccontavi prima, Stefano, che questo era il panino dei muratori. Sì, all'epoca, diciamo, la mattina c'erano questi tipi di panini per dare il massimo dell'energia. Quindi davano la carica giusta per andare a lavorare. Quindi chi faceva tanta fatica poi si fermava, faceva una pausa con questo panino. Era la merenda dei campioni, la colazione dei campioni, o meglio dire dei muratori. E ancora oggi va forte? Sì, ancora, momento. Diciamo, è molto... apprezzato. Si possono aggiungere, che ci stanno benissimo, delle olive schiacciate, denocciolate e del pomodoro fresco. Intanto anche l'odore è molto buono. Buono e il limone sta proprio divinamente. È molto, sembrerebbe forte, invece viene poi delicato, perché è vero. Con il limone e la mortadella è un contrasto molto buono. Eccellente. Ciao Diego, ciao Gianni. Allora amici, fateci sapere se avete già pranzato. Allora, se venite qui, il panino mistrettese, sgombro all'olio di oliva e mortadella, con una spruzzata di limone. Ecco, hai visto? Un panino particolare da gustare. Ho provato un'altra nuova, è un abbinamento che non avevo in effetti mai provato, però non si finisce mai di sorprendersi. Allora andiamo a preparare un panino più semplice, ma sempre saporito, un panino vegetariano. Quindi cosa ci mettiamo? Del pomodoro fresco, melanzane a filetti, zucchine grigliate sott'olio, funghetti e un po' di insalata. E anche questo super saporito e super condito. Vegano ma abbastanza ricco. Sono delle zucchine grigliate. Queste vengono prodotte a San Pierniceto da un'azienda agricola. Qua mettiamo 2 funghi grigliati. Cerchiamoci di valorizzare la nostra Sicilia utilizzando i prodotti siciliani per quanto è possibile, vero? Cerchiamo di usare solo prodotti del territorio, melanzane, sott'olio a filetti. Allora amici, scriveteci quale dei 2 panini preferite, se questo è vegetariano o quello che vi abbiamo mostrato prima. Poi adesso per completare diamo un po' di verde. E ci siamo. Anche il panino vegetariano è pronto. Allora noi adesso andiamo a gustare, poi ci faremo una bella visita a questo comune siciliano, Mistretta. Siamo in provincia di Messina, fateci sapere da dove ci guardate. Noi naturalmente vi auguriamo buon pranzo a tutti e ringraziamo anche Stefano. Grazie, salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia. Ciao ciao, vi aspettiamo presto per farvi gustare le nostre eccellenze siciliane. Ciao a tutti.